Ciao gente, io sono Michele Licati e oggi vediamo la recensione dei miei nuovi microfoni wireless, i 348C di Lensco, e vediamo anche qualche test di utilizzo. Giusto per farvi capire un pochino le dimensioni, stiamo parlando di una capsulina di 5 cm di lato e circa 2 cm di spessore, esclusa la calamita esterna che fa da clip. Inoltre escluso anche il dead cat qui sopra, che ovviamente è rimovibile. E l'aspetto sarebbe del tutto simile a questo, anzi sarebbe proprio questo, visto che questo è uno dei due Lensco con cui sto già registrando e l'audio lo state già testando voi stessi. Anzi, fatemi sapere durante il video qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se si sente bene, se ci sono fruscii di sorta. Mi raccomando, vi voglio attenti. Sempre per darvi un altro po' di caratteristiche, quindi le dimensioni sono 5x5x2 e il peso è veramente ridotto, stiamo parlando di circa 40 grammi, escluso il dead cat e esclusa la piccola clip dietro magnetica, quindi nel complesso andremo intorno ai 45, non più di 50 grammi. Iniziamo a vedere le caratteristiche principali. Sia i due trasmettitori sia il ricevitore, come avrete capito, sono dotati di una calamita posteriore che è estremamente potente e ve lo farà tenere comodamente ovunque, sui vestiti, non sui vestiti, dove volete veramente, perché io infatti al momento ce l'ho attaccato qui sotto e se lo voglio staccare basta togliere la calamita e lo posso riattaccare davvero con un click. In pratica forse è una delle cose più comode che io abbia trovato in questi microfoni. Sia il trasmettitore che il ricevitore sono dotati di una batteria al litio interna ricaricabile attraverso una presa USB-C che tra l'altro è posta qui sul lato e vi permetterà di utilizzare il microfono anche se è scarico, perché basta collegarlo ad un power bank o comunque alla presa di alimentazione. Insomma, lo potrete davvero usare con un'autonomia praticamente illimitata, al netto del fatto che sarete cablati. Però ciò non toglie che lo potrete ricaricare prima e l'autonomia attestata è di circa 7 ore. Quella che sono riuscito a testare io, poi ho iniziato a ricaricarli, ma non perché fosse finita la batteria, ma per necessità di girare video, è stata di 3 ore. Solo perché me lo sono scordato acceso, perché i microfoni non si spengono da soli, ma rimangono accesi finché la batteria dura. E quindi dopo 3 ore mi sono ricordato di spegnerlo. Quindi fino a 3 ore vi posso dire sì, la batteria dura. Oltre, alzo le mani. Inoltre, proprio sulla ricevente c'è un comodissimo display con abbastanza informazioni. Non è provvisto di filtro passa basso né passa alto e tantomeno non è provvisto di un'uscita in cuffia per ascoltare l'audio che sta captando appunto il ricevitore, però c'è da dire che il display mostra informazioni come il livello della batteria di ogni trasmittente. Vi mostra anche il volume massimo di guadagno, che va da un minimo di meno 6 a un massimo di 6, un ampio spettro. Tra le altre cose è provvisto anche, sempre nel display, vi dà l'informazione anche di quanto stanno trasmettendo le due trasmittenti, insomma la portata, il segnale che sta ricevendo la ricevente. E soprattutto, altra cosa molto comoda, c'è il livello di batteria, per carità su 3 tacche, ma vi ci potrete fasare, delle due trasmittenti accese e comunicanti. Ogni trasmittente è provvista di 2 LED, uno qui sopra blu e uno verde. Quello blu vi dice se la trasmittente è accesa o meno, quella verde invece vi dice il collegamento con la ricevente. Nel momento in cui inizia a lampeggiare significa che i due non si vogliono più bene e quindi è il caso di riavvicinarsi o comunque di farli vedere a vista. Se avete notato questa lucina rossa lampeggiante qui, beh, vi dico subito che serve da backup, cioè mi sta segnalando che sto registrando anche sulla micro SD interna, che vi ricordo è fornita separatamente, cioè o meglio, ve la dovrete comprare a parte perché non è fornita in confezione. Questo backup significa che posso staccare la micro SD e riprendere il file audio per recuperarlo in qualsivoglia momento. Non c'è bisogno che questa trasmittente sia necessariamente collegata alla ricevente. Nel caso, non lo so, se siete in fiera e vi allontanate troppo, c'è un'interferenza nel mezzo, o semplicemente la ricevente e la trasmittente non si vogliono più bene e non comunicano, ho il mio backup direttamente su micro SD. Decisamente comodo. Oh.
Ovviamente avendo due trasmittenti, due microfoni, posso usare il Lenskow 348C in modalità mono o stereo, semplicemente pigiando contemporaneamente il volume più e il volume meno per qualche secondo. Sul display superiore vi verrà mostrata una M e una S che indica o mono oppure stereo. Cosa molto comoda perché potrete utilizzarli come due canali o un canale unico. Come vi dicevo, qui sotto al deadcat c'è la capsula. Ora il deadcat non è proprio semplicissimo da staccare, infatti eviterò di staccarlo. Anche perché solo togliendo il deadcat potrete collegare un microfono esterno, perché l'ingresso per il microfono è proprio qui sopra. La capsula che registra è questa qua. Quando attaccherete il microfono, la capsula è più o meno direzionale. Dico più o meno semplicemente perché, e tra l'altro qui arriviamo a uno dei malus che già vi dicevo, cioè se attaccate con questa calamita il microfono, questa calamita può ruotare e quindi nel momento in cui voi l'attaccate, il microfono può ruotare e farvi perdere un pelino di qualità. Non è ancora successo e tra l'altro le calamite sono molto molto solide. E tra l'altro vi dico che vi viene data un'ulteriore calamita, un bottoncino con dietro un adesivo per poterla attaccare dove volete. Le calamite sono estremamente solide, quindi non dovreste aver paura di perderle se sono collegate direttamente. Cosa un pochino diversa invece se le calamite sono collegate attraverso i vestiti, perché la forza magnetica viene un pochino meno. Ciò non toglie, riuscirà a reggere tranquillamente. Il cappuccio della mia felpa viene collegato e non cade. Certo è che se vi muovete molto, io questa cosa la consiglio solo in un ambiente, diciamo, statico, se non dovete muovervi troppo, perché se iniziate a muovermi questo potrebbe appunto cadere. Ma per registrare in studio sono perfetti. Prima di iniziare a fare i test dell'audio, vediamo un'altra chicca. Questa cosa qui, che è la custodia di trasporto. Nella custodia di trasporto ci vanno tutti e tre i dispositivi, cioè le due trasmittenti e il ricevente. E come vi dicevo prima, ogni dispositivo può essere ricaricato con una porta USB-C. Oppure, ogni dispositivo può essere caricato attraverso la scatola, perché la scatola ha anch'essa una porta USB-C che vi permette di ricaricarli tutte e tre contemporaneamente. Quindi quando avrete finito di girare i vostri video non c'è bisogno di occupare tre porte, ma potrete utilizzarne solo una. E aprendo la scatola e riposizionandola, qui sotto, non so se si vedono molto bene, ci sono due contatti magnetici per questo e per quest'altro posto, diciamo. E infatti ci potrete andare a inserire il vostro microfono, perché qui sotto ci sono i due piedini di contatto, un po' come se fossero delle cuffie wireless per capirci, che andranno a appoggiarsi proprio su questi due piedini e verranno ricaricati. Tra le altre cose, la cosa intelligente è che non dovete avere la scatola aperta per vedere se si sta ricaricando o meno i tre dispositivi, oppure anche solo uno, perché qui sopra ci sono dei piccoli LED di stato che non sono altro che i LED di ricarica interni. Questi LED di stato vi mostreranno se un dispositivo è in carica o è finito di caricare. In pratica, se la luce lampeggiante è in carica, se la luce è fissa, il dispositivo è carico. Inoltre c'è un altro spazio per metterci altre cose aggiuntive nel trasporto, ad esempio la vostra clip magnetica. La posizionate là e ve la portate comodamente in giro, così come i cavi. Tra l'altro, questa custodia, dal gusto che potrebbe risultare pacchiano, in realtà a me piace perché è esattamente come il microfono, è rigida e quindi nello zaino non farà fatica a proteggere i vostri dispositivi. Una funzionalità carina che purtroppo non c'è ma avrebbe fatto comodo è se questa scatola, oltre a ricaricare tutti i dispositivi contemporaneamente, funzionasse da power bank. Purtroppo non è provvista di una batteria interna, quindi se ve lo state chiedendo non funziona da power bank, ma ricaricando tutti i dispositivi contemporaneamente potete collegare un power bank qui e ricaricarli tutti insieme. Certo è che vi dovete portare un power bank e un cavo di alimentazione in giro. Direi che è arrivato il momento di effettuare qualche semplice test audio, quindi collegherò la mia clip qua. Al momento l'audio viene registrato solo da questo trasmettitore con il lavalier attaccato, quindi tutto quello che state sentendo viene dal lavalier. Vi faccio sentire il rumore di fondo. Questo è tutto il rumore di fondo che producono questi microfoni. Certo è che l'audio viene comunque gestito dalla macchinetta, quindi potrebbe variare da macchinetta a macchinetta. In questo caso io sto testando tutto sulla mia M50. Ora scolleghiamo a caldo per collegare la clip, o meglio, andiamo in 3, 2, 1. Adesso l'audio che sentite è solo ed esclusivamente quello di questa clip e come vi dicevo l'attaccatura è veramente forte.
prova 1, 2, 3, 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 prova 1, 2, 3. Con il lavali cambia tutto. Prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3. Ovviamente anche con il dead cat cambia un pochino, ma non più di tanto. Adesso testiamo tutto con il dead cat, quindi faccio un cambio di capsula al volo. Come vedete si collega in maniera estremamente rapida. Adesso sto utilizzando solo questa capsula, infatti non dovrebbero rispondere, invece questo qua è collegato. Questa è la prova con il dead cat. Fatemi capire, scrivetemi nei commenti come si sente. Prova 1, 2, 3. Prova 1, 2, 3. Prova 1, 2, 3. Prova 1, 2, 3. Questo è il comportamento con l'uso del dead cat. Non dovrebbe impedire chissà quanto la voce di entrare, ma il vento invece lo dovrebbe recuperare, o meglio dovrebbe filtrare il vento abbastanza bene. Ho fatto anche una prova in esterna che tra poco vedremo. Parliamo un attimo di portata. La portata di questi microfoni dichiarata è di circa 70 metri, rispettatissima, anzi sono andato ben oltre, se e solo se non ci sono ostacoli tra la trasmittente e la ricevente. Se c'è anche solo un ostacolo, oltre i 30 metri, quindi parliamo anche del vostro corpo, cioè banalmente ricevente, vi girate per camminare, anche quello potrebbe essere un ostacolo, ci potrebbe essere la perdita di segnale, un po' come nella media, diciamo, di tutti i microfoni wireless a 2,4 GHz. Quindi siamo in media. La portata invece dei 70 metri è stata superata, sono arrivato circa un centinaio, ma ribadisco, solo se la ricevente e la trasmittente sono a vista tra di loro. Sono vicino a casa mia e fa decisamente freddo e sta tirando anche abbastanza vento, quindi riusciamo anche a testare i LensGo, che sono di una comodità assurda avere una clip magnetica perché lo posso semplicemente attaccare o rimuovere come voglio. Oltre al fatto che adesso è montato il windshield, quindi riusciamo anche a vedere con un minimo di vento come si sentiranno questi LensGo. Tra le altre cose ho attivato anche il backup su microSD sul LensGo, quindi in caso di perdita di segnale forse avremo anche un backup. Vediamo, iniziamo, sono a circa 4 metri di distanza, iniziamo la conta. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono a circa 30 passi e si dovrebbe ancora sentire bene. C'è abbastanza vento, speriamo che si senta tutto correttamente. Sono a 50 metri e sono qua giù. Si dovrebbe sentire ancora abbastanza bene. Continuiamo. 50. Sono a circa 80 metri e non so quanto si riesca a sentire bene, ma speriamo nel backup. Continuiamo, arriviamo fino a 100 e vediamo come si sente. Sono a circa 100 metri di distanza in linea d'aria, senza ostacoli nel mezzo, ma c'è davvero vento, quindi vediamo come si sente. Tiriamo un po' le somme, questi LensGo mi sono piaciuti tantissimo, infatti diventeranno i miei primi microfoni e li vedrete spesso, o meglio, voi vedrete il mio lavalier, ma sappiate che qui sotto c'è uno dei due LensGo, uno delle due trasmittenti. Parliamo un attimo del prezzo. E tra l'altro vi ricordo le maggiori feature di questi microfoni, che sono calamita posteriore, backup audio per ogni singola trasmittente anche se la micro SD non è inclusa, una ricevente con un display LCD con la maggior parte delle informazioni che vi serviranno. Il backup audio è veramente un'ottima cosa. Non considero i dead cat, ma considero invece il colore. Io li ho presi bianchi, però ci sono anche neri e anche un giallo un po' particolare, che però se avete visto un minimo i colori del mio canale sapete che il giallo mi piace. Però vi dico che il prezzo per la sola coppia trasmittente e ricevente, cioè una trasmittente e una ricevente, è di circa 160 euro su Amazon. Ma vi consiglio di fare un saltino in più e di andare a spendere questi 210-215 euro per la coppia due trasmittenti con una sola ricevente. Decisamente una cosa molto più comoda. La scatola invece, anche se prenderete una sola trasmittente, sarà esattamente la medesima. Io sono Michele Dicati, grazie per avermi seguito, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un mi piace qui sotto, a condividere il video e a farmi sapere quello che ne pensate nei commenti. Ciao gente, alla prossima, ci si vede in giro per il tubo.